Buongiorno a tutti e benvenuti a questo video un po' particolare rispetto ai precedenti, perché non è una lezione per la prima volta, ma è una scusa per affrontare un paio di argomenti che penso siano estremamente importanti, che vorrei condividere in generale con gli studenti dei miei corsi di laurea e anche con chi ha iniziato a seguire il canale. La prima cosa è un ringraziamento. Ringraziamento perché questo progetto di inserire un canale YouTube su cui far confluire le lezioni, soprattutto del corso di laurea di medicina e chirurgia e di scienze infermieristiche dell'Università Politecnica delle Marche, è partito un po' per caso a metà marzo. In realtà si è espanso e si è espanso talmente tanto che siamo arrivati a un canale con più di 160 iscritti, 10.000 visualizzazioni nell'arco di 4 mesi, che è un risultato che sinceramente io non aspettavo minimamente. Quindi la prima parte è un ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito e che da un punto di vista personale penso abbiano avuto un riscontro positivo dal fatto di poter interagire con le lezioni del corso di studi in maniera un po' più semplice, un pochino più veloce. Ovviamente il progetto è anche stato pensato per espandere il corso di laurea, un'idea classica mia che ripeto fino alla nausea, a quelli che facevano nell'epoca, chiamiamola come dicono ormai tutti pre-Covid, le lezioni frontali, è che la lezione dovrebbe essere libera, quindi non focalizzata e dispensata esclusivamente agli studenti che devono fare un certo tipo di esame. Con questo tipo di piattaforma è ovvio che è possibile per me rendere la stessa lezione disponibile a tutti. E quindi la prima cosa che ci tenevo a fare è un ringraziamento, perché ho visto una risposta estremamente positiva e questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere. Quando uno lavora, quando uno prepara delle lezioni, tutto anche l'aspetto di costruzione del video, io ero assolutamente zero rispetto a quello, e quindi è stata una esperienza anche per imparare qualcosina di nuovo, e per questo devo ringraziare la risposta che ho avuto. La seconda cosa che ci tenevo a sottolineare e condividere è l'idea di espandere questo progetto, che abbiamo detto è nato un po' per caso quando non era più possibile fare le lezioni in presenza. Non si capisce bene ancora come avverrà la didattica nell'anno accademico a venire, probabilmente ci sarà una cosa ibrida. È comunque mia intenzione mantenere attivo il canale, quindi anche qualora e quando inizieranno le lezioni in presenza, sappiate che comunque tutti i contenuti delle lezioni in presenza li inserirò sul canale in modo che possano essere facilmente recuperabili anche da casa, anche in un secondo momento. A questo proposito chiedo la vostra collaborazione per darmi un feedback attraverso i commenti che vedete qua sotto, oppure contattandomi direttamente sui social media. Vorrei il vostro parere su come espandere il progetto e su quali soprattutto argomenti andare a lavorare. Un'idea in realtà c'è già, nel senso che c'è uno scheletro di quello che io pensavo potesse essere il programma per l'anno accademico 2020-2021. Nello specifico ci sono 3-4 punti che vorrei discutere con voi proprio per capire cosa ne pensate. Primo punto riguarda ovviamente il grosso del core curriculum, le prime lezioni che avete visto caricate, forse in maniera embrionale, perché all'epoca anche la mia abilità nel fare questo tipo di video era molto molto scarsa, e sono tutte le lezioni del corso di laurea di scienze infermieristiche, che riguardano principalmente le sedi di Pesaro ed Ancona, ma che in realtà ho visto che sono state utilizzate anche da personale già laureato, personale che già esercita la propria professione nei reparti. E a questo, diciamo, su questo grosso blocco di video, che sono 14 video, e sostanzialmente lavoreremo aggiornando i video
Vi chiedo nello specifico se c'è qualcosa che non avete capito, mi sono già arrivati un paio di feedback di studenti su argomenti un pelino più ostici che è stato fatto un po' più fatica a capire, come per esempio le valvulopatie o la trombosi venosa profonda, l'embolia polmonare. Rivedremo tutta il corso di studi e cercheremo di aggiornare il core curriculum in modo da darvi delle informazioni che comunque sono anche al passo con quelle che sono poi le evidenze più nuove, più aggiornate del settore. Secondo grosso progetto, che è quello che poi ha riscosso più successo alla fine della fiera, è il progetto sull'ECG. Il video sull'elettrocardiogramma di base ha avuto attualmente, guardo adesso le schermate, e più di 100, 1200 visualizzazioni. Sinceramente non me l'aspettavo, però c'è una grossa risposta, perché comunque è un argomento sempre molto frequente, estremamente utile a tutta una serie di professioni. Continueremo sul focus on, cioè concentrandoci su delle parti specifiche dell'elettrocardiogramma. Ne avete già visti 5, fatte con l'aiuto dei medici specializzanti in malattie dell'apparato cardiovascolare, che ringrazio per il supporto sempre estremamente puntuale. Per la nuova serie abbiamo già quattro argomenti che potrebbero essere interessanti da sviluppare, che sono la diagnosi della tachicardia complessi stretti, l'onda P, i ritmi stimolati, i ritmi da pacemaker e la ripolarizzazione precoce. Però anche qui è ovvio che se avete in mente altre cose, nello specifico argomenti che volete andare a sviluppare sull'elettrocardiogramma, ripeto, fatemelo sapere, scrivetemelo qua sotto, contattatemi perché è importante anche riuscire a capire quali sono anche le vostre esigenze da questo tipo di canale e cosa volete portarvi a casa dalle lezioni che facciamo. Terzo punto, queste sono, diciamo, idee che poi possono essere espanse. Una sessione how to, cioè come fare le cose. Nello specifico, l'idea è quella di concentrarsi su delle metodiche diagnostiche. Inizieremo con le metodiche classiche da ambulatorio barra sala di pronto soccorso, semplicemente perché sono quelle che sono anche più facili da gestire da un punto di vista di filmato e nello specifico avete già intravisto un tentativo di sessione how to nel video, quello dell'ECG, c'è cioè una breve parte su come si fa l'elettrocardiogramma a 12 derivazioni. Amplieremo questo facendo dei video specifici, delle lezioni specifiche, per esempio su come si prepara, si legge, si interpreta una prova da sforzo. Quindi andremo a coprire sia l'aspetto legato alla preparazione dei materiali e del paziente, che interessa più lo studente magari di scienze infermieristiche, sia andremo a vedere quella che è l'interpretazione dell'esame, che magari è una cosa che interessa più lo studente di medicina e chirurgia. Questo vale per il momento, quello che ci è venuto in mente per la prova da sforzo classica, test ergometrico, per l'ecografia, soprattutto le ecografie da stress, e per la cardioversione elettrica, che in realtà è una procedura che si può fare in elezione, ma che potrebbe anche essere chiesta in regime d'urgenza, soprattutto in setting per l'appunto di medicina interna acuta, di pronto soccorso, e che quindi è, tra virgolette, utile saper gestire e saper interpretare. Anche qui, ovviamente, se avete commenti, se avete idee di altre procedure che vi piacerebbe andare a, come dire, sviscerare nel dettaglio, fatecelo sapere nei commenti o contattandomi direttamente. Ultima idea, ultimo grosso progetto, in realtà questa è una cosa che partirebbe da zero con un potenziale respiro molto molto ampio, l'idea di fare una serie di video dedicati alla farmacologia cardiovascolare. Cosa intendo? Intendo una serie di video specifici per classi farmacologiche e i farmaci che tutti i giorni, come cardiologi, utilizziamo sul campo di battaglia: ACE inibitori, sartani, beta bloccanti, diuretici, antagonisti del settore mineralocorticoide,
per esempio, se Qubit il Valsart, anche l'ultimo grosso nato in famiglia, antiaritmici, anticoagulanti, ognuno di queste classi farmacologiche avrà una lezione dedicata. E la lezione in questo caso, una cosa che ci tengo a sottolineare, non sarà assolutamente la lezione di farmacologia che avete subito, state subendo nel corso di laurea, è una farmacologia da battaglia, cioè si parla degli effetti del farmaco, di quello che il farmaco fa a livello dell'organismo, di quello che il farmaco dovrebbe fare come positivo, quindi gli effetti sperati, gli eventi avversi e soprattutto le indicazioni cliniche. Saranno lezioni di 15-20 minuti l'una, penso, quindi estremamente condensate, in cui lo scopo non è quello di rifare la farmacologia tecnica teorica del farmaco, ma dare informazioni pratiche al personale sanitario, in modo che il personale sanitario è in grado di capire quando viene dato un certo farmaco, come funziona un certo farmaco, perché si utilizza questo farmaco e cosa aspettarsi. In termini di eventi avversi, come sempre, questo è un altro cavallo di battaglia. Tutte queste informazioni sono assolutamente focalizzate su un aspetto pratico e clinico e verranno tralasciati gli aspetti, se vogliamo, più teorici o anche meno utili nel momento in cui si va a fare il medico o l'infermiere. Io con questo vi ringrazio, ho terminato. Continuo a dire, se avete qualsiasi altro tipo di idea, dubbio, commento. I commenti qua sotto sono aperti, fatecelo sapere. Inizieremo probabilmente a pubblicare i primi video, diciamo a metà settembre, quindi per il momento ci prendiamo anche una pausa. Iniziamo a recuperare un po' di materiale. Per metà settembre ci rivediamo. Nel frattempo fatemi sapere qual è la vostra idea. Con questo vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata.